Resident Evil 3 Remake, gioco del 2020 di orrore, con protagonista Jill Valentine, l'eroina di Resident Evil 3 principale, e qui in primo piano nel menu hanno messo il suo nemico di turno, ovvero il Nemesis, un nemico imbattibile che gli darà la caccia per tutto il gioco. Allora, andiamo che faccio nuova partita. Qui ho i costumi di lei, di lui, Carlos, che è una spalla che c'era anche nel Resident Evil 3 99 per PlayStation 1, il Vanilla, chiamiamolo. E qui ho un costume, posso decidere come giocarla. La giocherò così perché lei era così nel classico Resident Evil 3, classico anche lui. E quindi andiamo, nuova partita, nuova partita. Il gioco l'ho giocato, questa è la seconda volta che lo gioco. La seconda Nella volta storia che moderna non lo ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. gioco, lo giocai 2 anni fa, appena Terribile uscì, disastro però colpa di individui. diciamo mi Le autorità si preparano ricordo ad altre rivolte. un po', mi ricordo un po'. Il gioco è 5 ore di Hanno gioco. dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato Questo l'intera è regione l'intro, centro-occidentale degli Stati Uniti. doppiato in italiano. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori Qui che hanno messo questi costituiscono le filmati fondamenta che della c'entrano e bella. non c'entrano, un filmatino corto iniziale, hanno dato un intro che vabbè, poi Ecco, tutto questi c'entra, principi che viene a contribuiranno a galla. costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Guardiamoci anche questo filmato, poi il gioco è tutto diverso da questo filmato. Qui fa vedere che fa vedere questo mostro che boh, sembra quel Nemesis in primo piano. Penso sia lui che si risveglia. Qui il gioco si svolge a Raccoon City, come il 3 Vanilla, tutto riportato in remake in 3D, Vanilla del 99. E qui è un intro che sì, Codename Nemesis, dentro era quel Nemesis che lo spediscono, credo qui, quello che vedo, quello che capisco. L'intro è così, questa è lei, è Jill Valentine, che all'inizio te lo fanno giocare in prima persona all'inizio. Ancora non ho il vestito DLC, ancora no, perché questo è un sogno, guarda, questo è un sogno, questa è casa sua. Casa sua, le sue stanze. Il gioco inizia così, ti spiega poco. Ok, ti muovi, sei in prima persona, che tra parentesi questi giochi in prima persona, eccoci qua, questi giochi in prima persona mi piacciono poco. Difatti i Resident Evil sono, da che gioco è gioco, sempre stati fatti in terza persona, terza persona. Salvo due esperimenti del Resident Evil 7 e 8 Village che hanno provato a farli in prima persona. Ecco, questo è un incubo, lei è un incubo, qui è molto stile Silent Hill, una cosa non vera, un incubo che poi si risveglia, non è vero, allora era un incubo comunque. Qui il gioco gira così, gioco doppiato in italiano. Doppiato in italiano. E qui è un incubo. Resident Evil Village li hanno fatti in prima persona. Anche se non li ho mai giocati in prima persona, non mi piacciono tanto questi giochi. Però, qualche mese fa hanno fatto una cosa, hanno fatto uscire un upgrade
non patch, un aggiornamento, sì, è uscita per quei giochi la possibilità di giocarli in terza, di persona in terza, e il gioco prende un'altra piega. In terza questi giochi rendono meglio, perché sono sempre stati usciti in terza. In prima è una novità che per me è discutibile, non sono Far Cry, non è un Far Cry 6, e si rivà nel bagno, tra parentesi, e non sono Metro Exodus, ecco, si è equipaggiata del vestito che gli ho dato io, cioè l'aveva sempre avuto, però era un incubo, ci crede, non ci crede, si toccano, sono tutto a posto, guarda, non sanguino. Lei è Jill Valentine, la protagonista di Resident Evil 3. E qui tocca a me, riprende il controllo della terza persona, che è più bello, dai, la terza persona della prima. Suona il telefono, chiusa parentesi della terza delle persone, allora suona il telefono, diciamo, iniziamo così con un filmato che il Nemesis si risveglia, è stato lanciato in questo mondo, diciamo, questo territorio. Vattene via ora subito, perché il Nemesis è già qui. Allora, da quella capsula, questo è il Nemesis, chiamiamolo ancora in borghese perché è un cappuccio. Il Nemesis è intoccabile, il Nemesis è un nemico invincibile, come lo era il Tyrant in Resident Evil 2. È un nemico che non gli fa niente. Vabbè, poi chiaramente a fine gioco, entro fine gioco dovrà morire, però insomma è invincibile al fuoco, è invincibile a tante armi anche pesanti. E qui devi solo scappare, non si volta nemmeno la telecamera. Queste sono scene così belle, interattive, sono scene filmatiche, però giochi anche, controlli. Chiamiamo l'eroina, la protagonista principale. Devo andarmene da qui. Salvataggio, gioco su M2. Giocato con un i9 e una 3070. Questa è Raccoon City, tutta rimessa a nuovo, E qui c'è ancora lui che non gli dà tregua, ma la cerca, diciamo, la cerca. E fa veramente male, lei può solo scappare, perché non ha chance contro di lui, non ha chance. E qui si va via, qui si cerca di andare via, non ha nemmeno più una pistola addosso, anche se nel filmato di prima gli ha sparato, la pistola ce l'aveva, evidentemente l'ha persa, perché per ora non ho nemmeno il controllo della mappa. E qui si va via perché gli ha detto vattene, poi il gioco verrà a galla. La storia verrà a galla, ma la storia è questa, quella che si vede. E qui, anche sul Resident Evil Vanilla ti faceva fare certe corse, e potevi solo scappargli, poi se ne andava. Oh, potevi stopparlo temporaneamente, e qui è temporaneamente via libera, temporaneamente lui è fuori uso. Allora, lei corre massimo così, è un po' azzoppata, è un po' stordita. Questo è un tipo che dura poco, Brad, un tipo che c'era anche sul Resident Evil 99, base, me lo ricordo poco questo, infatti c'è solo inizio gioco, poi dura poco. Lui muore, per cui barra spoiler, Allora, ancora non corro, non ho la pistola, non ho
i comandi, perché questo è ancora un prologo. Racconsiti, sì, giusto, racconsiti. Corri. Eccoci qua, i comandi piano piano vengono a galla. Gioco di notte, si svolge di notte. Con i filmati che appaiono da soli come ora, quando c'è da apparire, qui bisogna correre perché questi sono veloci. Ti danno anche il game over. E devi correre, perché poi qui è una schivata, ancora non me la fa. Qui c'è l'amico che insomma gli dà una mano come può. Sono tanti, sì, sono tanti. Hanno introdotto la schivata, vorrei dire. Una cosa comoda, una cosa. Anche perché a difficoltà normale le munizioni sono contate, sono. Però non mi ricordo se la schivata c'era anche nel Resident Evil base 99. Non sono sicuro con quante volte l'ho giocato. Allora, lui la mette in salvo e vai, mi sacrifico io. Qui sono vicoli stretti. Perdona, prete. Beh, può tornare indietro. No, è chiuso. Il gioco è così, è chiuso. E qui, te ne vai. Te ne vai in questa città. Dov'è, americana? Questa prende la sua prima pistola. Lei era così, con questo costume. Nella Resident Evil Vanilla. Lui non c'è più. Allora, siccome dicevo, hai poche munizioni, qui è un po' un tutorial. Ne ha 5 di numero, li spari. Lui può anche morire. Dietro però ce n'è un altro. Un altro ancora. Non ci fai niente, guarda, non ci fai niente. Quindi queste 5 munizioni me le porto a casa, diciamo, me le risparmio. Non serviva proprio a niente. E qui poi ce n'era un altro ancora. Come facevi? Se ti muovi, ti dice, ce la fai. Se no, non ce la fai. C'era quello più quell'altro più quell'altro. Una volta chiuso il cancello, loro sono safe, io diciamo, sono al sicuro. Qui c'è questo tipo. C'è questo tipo del camion. Non ti avvicinare! Non ha sentito! Un elicottero sta venendo a salvarci! C'è l'elicottero, diciamo, guarda, c'è l'elicottero che ha finito il gioco. Possiamo andarci insieme. Allora, questo tipo, sì, c'era anche nel Resident Evil base, ovviamente. Lo trovavi un po' prima. Vuole dirmi come si chiama? Non posso lasciarla qui. Sono Dario Rosso. E non mi fido di te. Scommetto che non okay, non è che mi interessa tanto quello che dici o salvarti, però credo che ci devi parlare tre volte. Se no, non puoi avanzare in questa porta qui. A quanto mi ricordo, non ci provo se funziona lo stesso. Comunque, non li faccio esaurire i tre dialoghi e tre, e basta. Se rimane lì, non mi interessa. Era nel 2 che ti dava un fucile, o nel 3. In questo 3 c'aveva un fucile addosso che era succulente, faceva gola. Ecco qui, appare anche il menu. Ricarica, menu. Ok, credo che non mi parla più. Non è che mi dà un fucile, no. Non è che mi dà un fucile. Guarda, qui c'è due Doberman che sono chiusi. Di là c'è una strada, sembra segreta, una strada. Guarda, risparmio le mie... Tieni, vai, però. Muore con un colpo, muore. E questo si fa gli affari suoi. Tieni, vai. Non lo so perché muoiono con un colpo lì. Non ci vai, non lo so. Non ho ancora la mappa della zona. Belli queste scene, filmati interattivi. Introdotto anche, che sorpresa, questi tunnel, questi che ovviamente nel gioco base non c'era. Allora, qui sono tutti di loro, sono tutti impestati, diventati e via. L'elicottero è qua sopra, l'elicottero. Quindi qui succede questo, che c'è questi due. Io un caricatore, l'ha schivato, ci ho provato, non me l'ha fatta. Se mi muovo vado via, se no quelli si rialzano. L'ha schivata che deve essere un po' più perfetta, deve essere, se sei un po' furbo con la schivata
fateli levi di torno alcuni, anche perché, come già detto, è normale, sei tutto contato, munizioni contate per quei tot nemici che hanno messo in quell'area, spray, boh, contate, vabbè, spray è un po' diverso perché... Allora, salta su che il gioco è finito, allora c'è l'elicottero, si va via, come il finale di Resident Evil 1, come il Rambo 3, c'è l'elicottero, no, il Rambo 3 va via, qui l'elicottero viene però abbattuto, era diverso. Allora, qui è così, racconsiti ancora l'introduzione del gioco, e qui c'è lui che è il suo nemico perenne. Scusami, ho capito, ma sei morto. Allora, hanno introdotto questa macchina che nel gioco quell'altro non c'era, non parte, un po' di suspense. Ancora, e tre. È il mio turno, stronzo! Ok, lei è anche volgare, parla volgare. RT, mi sa che lo sto pigiando, sì. No, se no se muore di fare fa tutto. Però sono checkpoint, insomma, sono... Questo è un giochino interattivo, diciamo, per cui... E quindi succedono ricotte, ricrovute, lei ha perso i sensi, lei ha perso però quel bestione. Quel bestione ancora lì che non lo scalfisce un salto del genere. Ci vuole ben altro, ci vuole il bazooka, ci vuole... E anzi, nemmeno perché non muore mai, è fatto proprio nemmeno questo super incendio. Gli fa il solletico, sto tirando indietro. Qui però arriva l'amico, alla spalla del gioco, Carlos, gli hanno dato Carlos. Che lo ho vestito vanilla, diciamo. Questo è il re, con questo lanciarazzi ci finivi il gioco in Resident Evil 1. Bastava un colpo e il nemico simile a quello non c'era più. Poi veniva l'elicottero e ti portava via. Questo qui però le cose sono un po' cambiate. Incendio più un colpo di lanciarazzi è momentaneamente fuori uso. Eh sì, se no come fai ad andare via? E qui il gioco prende una trama. Riportiamo i sopravvissuti. Qui dove? Carlos. In Resident Evil 2 c'era Clay Redfield e Leon come personaggi giocabili. Il gioco era un po' più lungo perché la storia era doppia, poi se non quadrupla, che potevi rigiocare. Qui c'è Jill e lui, questo Carlos che mi sa di poco. Comunque c'è lui, vediamo cosa succede. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Vabbè, poi Clay Redfield aveva personaggi a sé come la bambina e la donna più l'uomo, mentre Leon aveva Ada Wong ed altro. Lei gli hanno dato lui. Questo gioco è 5 ore di gioco. Se sei bravo, 5 ore ce la fai, si sa gli enigmi, si sa le strade, sa, se no dura un po' di più. La tua azienda è la diretta responsabile di questa cazzo di epidemia. Io non ho idea quanto lo giocherò, 5-6 parti tutte. Allora, qui, come nel Resident Evil base, c'è da far riavviare il treno. C'è da riattivare questa metro, questo treno. Allora, intanto facciamo conoscenza dei suoi e del suo team. Alla signorina serve aiuto. Che qui era anche nella demo, uscì prima una demo. Non hai pensato di... Più o meno era così, giocavi un po' fino a qui. Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Questo dice due parole, poi insomma si va a riattivare il treno, fanno la presentazione. Piacere di conoscerti, Gio.
Okay. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone del... Che poi questo... Questo Carlos... lo giocherò anche, c'è un punto del gioco. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata. Giochi lui un bel punto di gioco, come nel vanilla, sì, il punto dell'ospedale, era più avanti, a metà gioco. Ok, vediamo cosa succede. Ti dice che questo treno per ora non parte, ti assegna la missione. Treno, è un treno, una metro, un treno, se riuscissimo a far partire questo treno. Ma ci serve aiuto. Non possiamo. Ok, non possiamo farcela da soli, ci serve aiuto. Ci pensa lei. Ci penso io. Va bene. Ci sto. Ok. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, quindi. Beh, siamo sulla stessa parte. Grazie, Gio. Okay, questa è una trama. Prendi questa. Del 3 che mi ha dato. Ah, sì, sì, una ritrasmittente, chiamiamola. Una radio. Oh, stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Ok. Sali al piano di sopra, troverai dei rifornimenti. Sali al piano di sopra, troverai dei rifornimenti. Ma grosso modo ti spiega poco, grosso modo. Poi però devi anche giocare. Quindi queste sono... Allora... Quella è un opuscolo che non mi interessa. Facciamo le cose per bene. Sono ancora io. Sei già uscito. E poi il gioco va avanti da solo, non è che dica del permesso. Quando c'è da parlare... Parla quando c'è da... Allora, riattivare la struttura della metro. La corrente... Ed altro, la corrente ed altro. Questi sono gli obiettivi. Intanto ripristina corrente, poi il tutto verrà da sé. Qui ho il mio menu facile, il mio menu, cioè quick menu. Erba rossa, classica, Resident Evil, polvere da sparo. Si combinano, qui tira un po' di cose, sono difficoltà normale, ma non ti bastano mai questa qui. Poi mi dà un'altra erbettina. Qui c'è, sì, le classiche combinazioni, erba rossa, erba... E combinare gli oggetti, mi sta dando il tutorial, combina, me lo fai anche... E la polvere da sparo lo stesso. Fai anche spazio in questo inventario mini, in questo inventario, questo va a un lucchetto, vanno a lucchetti che troverò più avanti. Questo è un enigma che farò più avanti, ora è presto. Salvataggio, classica cassa. Salvataggio, qui. Ok. Nella cassa non c'ho niente, andiamo a giocare. Andiamo a giocare. Allora, qui è un po' infestato e un po' no. Questi sono ancora normali. Sopravvissuti. E questi però, ora non saprei, ecco la schivata, ok, ora non saprei se mi conviene scappare, oppure ho poche munizioni, qui c'è gente che, qui c'è gente, questo è mio, uno te lo mettono a mangiare, se sei veloce, uno è di qua, questo si alza piano piano, te ne vai, perché hai tutto poco, hai tutto. Spero non aprano il cancello. Vabbè, al ritorno io devo passare di qui, credo. Però al ritorno si vedrà un po'. Avrò più munizioni, avrò... Questa è ancora Raccoon City. No, ma Raccoon City c'era anche nel 2 Raccoon City. Sì, ma c'è anche nel 3. Usare la mappa. Ti dice gli oggetti in terra. Ti dice allora la mappa. Zona celeste ho fatto tutto. Zona rossa mi manca qualcosa da fare, ovvero ti manca qualcosa come oggettini in terra, come queste sono porte che vanno a lucchetti, che sono tutti enigmi, ecco ti manca qualcosa, ecco qui cadrà presto questa ringhiera, queste sono le zone, sempre col coltello risparmio il colpo, ecco zona rossa, filmato. Carlos, sono nella strada principale, che faccio? Qui sono un po' di aiuti. È la sottostazione.
Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Okay. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. Ma un tipo come te è abituato alle situazioni scontate. Forse. Fottiti. Forse. Qui sono enigmi, sono. Stavo dicendo. Ecco, zona celeste, c'era quello da raccattare. Allora, qui. Devo scrivere. C'è un enigma che non si passa finché non hai l'idrante, finché non hai... perché qui sono enigmi. Ora... avresti fatto tutto, però... questi si spostano, ovviamente, se no non ho più aree. Non ho più aree qui. Se sono furbo, faccio un centro a quel bidone e con un colpo me le porto più vicino possibile. Tutti, però. Ora? Andava bene, sai, perché puoi sbagliare facile. Con un colpo li ho fatti fuori tutti, ma non è sempre così, non è. Anzi, assolutamente. Qui non capisco, cioè, questi tre forti, forti che... qui ti mettono degli aiuti, perché è come se... gli sviluppatori... questi sono per... ti dicono hai tutto contato, hai tutto e devi... allora qui c'è un po' di strade, tanto vanno fatte tutte, diciamo, perché se esplori tutto è meglio, se esplori tutto è meglio. Alcune zone sono facoltative, alcune, questo però è un tratto di percorso. Allora, questo si alza, mi sa. Allora, a parte quella, c'è un bidone pronto. Sono due, guarda. Fai così che... non lo so se mi fa male anche io. Mi sa si alzava anche quell'altro. Vedo, l'ho preso. Guarda, va bene così. Questo c'aveva questo. Polvere da sparo. Che combinerò presto. Qui c'è una scala che ributti giù. In pratica è una scorciatoia e ti riporterebbe dove prima ti riporterebbe. Ok, qui diciamo ho fatto tutto. Poi torno giù, perché tanto l'area va visitata tutta o quasi. Vado di qua. Posso andare anche di qua. Posso andare anche di qua, di sotto, tanto è uguale, dove vai vai. Devi fare tutto. Allora, qui è una combinazione che... allora era meglio andavo di sotto, ma ci vai anche da qua. Questo, guarda, è vivo. Non è vivo, sempre roba piena. Qui è una combinazione che mi darà dopo. Qui... la lettera che non mi interessa. Una polvere da sparo. Beh, si fa così, siccome già sei pieno di roba. Polvere da sparo, ora puoi riprendere questo. Però c'è gente, qui c'è gente. Qui c'è gente, eppure è fuori. Era qui, schivata. Vanno ammazzati, perché qui ci devo tornare. Non so se ha le gambe. Fai un centro qui. Non contenti. Non lo so se è morto. Fanno la pozza. Fanno la pozza. Quando sono morti davvero, però. Non reagiva più. C'era quello, perché potevi entrare anche così, la potevi prendere anche così la cosa. Poi non è vero, ti danno la possibilità di prenderla anche come l'ho presa io. Allora, qui è uguale, tutte, c'è una doppia strada, qui c'è roba da ripulire. Si ripulisce meglio. Allora, lì devo entrare, di qua devo entrare, però non sono solo, C'è quello che è 112. Dai, qui fai così, se sei furbo ti mettono dei bidoni, questo si alza, però ora lo lascio stare, se si alza
Oddio, ce n'era altri. Ce n'era altri. Non ho più bidoni, non ho più. Dietro io secca. Sono forti questi. Questo viene per primo. Poi si mirano male perché 1-0. Ma quanti cazzo. Questi mi prendono. Lo sapevo. Fammi un po' entrare. Ora mi sono chiuso la strada. Mi sono chiuso la strada. Oh. Fammi combinare questo. Mi sono chiuso la strada. E non gli fa niente con sta pistolina, nel senso. Ecco, ora è meglio, miro meglio. Lì c'era anche un oggetto. Strano, fai un centro perfetto. Perché si muovono. Vedi come sono. Veloci come sono. Se li azzoppio non gli fa niente, questa sembra una donna. Ma ho detto c'era un, la mia morta, c'era un barile incendiario, l'ho preso, c'era due di spalle, sì, c'era due di spalle, però c'era anche questi, c'era anche questi. Tutto per prendere questo? Sì, si ripulisce meglio, insomma. Però ci ho perso vita. E anche sempre arma piena. Arma piena. La pistola fa quello che può, la pistola. Qui ti rioffre un'erba. Qui. Questa è una. E questo è morto. C'ha qualcosa. Ah, grazie. Combinazione. Vedendo questo poster di questa bella signora. 937 mi apre. Quella combinazione che era lassù. E qui ho finito. E qui ho finito. Poi, se voglio dare un occhio qui, qui mi riporta lì dove erano quei tre. Sì, è uguale, è uguale. Qui comunque c'è altri. C'è nessuno, meglio, no? Voglio entrare qui ora. Ma qui comunque è una cosa si fa dopo, è una cosa si fa dopo, guarda, andiamo a prendere. Si fa dopo perché lo so. Comunque forse c'era qualche oggettino anche subito. Allora, i nemici una volta uccisi non ritornano, sono contati. Siccome ho fatto questo giro qui, che ho sempre fatto il giro all'incontrario, ma è uguale, è uguale. Tutte le strade portano. Allora, a Roma si dice, tutte le strade portano a Roma, 937, 9, non so se è da destra verso sinistra, oh, 937 ho visto, però non ti devi sbagliare, non devi credo uscire da 3, 7, ecco, se no faceva l'incontrario, non devi andare sull'8 e poi, ok, ti dà. Bella storia, non hai. Oh, dai, dammelo subito, dammi questo. Ora lo prende però. Ho usato un'erba, sto ancora male. Calci la pistola, combini con questa, la pistola è un po' più. È un po' più forte, però. Aspetta che non ho finito. Sì, devo tornare proprio giù, devo tornare. Lì era un punto che ci andavi ora, non dopo. Quindi se esplori tutto è meglio. Quindi devo tornare proprio giù. Ho fatto bene ad andare su, nel senso ho preso questa roba. Ora vai un attimo qui. Anche se dopo ci ritorni, anche se dopo. Ah, sai, a volte si alzano, eh. Devi andare un attimo qui. E poi devi andare. Eccoci qua. Questo. Te ne mettono uno solo. Però è forte. Poi ti fa anche lo zigzag. Vedi però. Se c'entri bene. Mamma mia. Alla fine mazzanna. Spara dove puoi, guarda. Spara dove puoi. Gli danno un caricatore intero. Gli danno. Un caricatore intero gli danno. E
Qui c'era questo, non lo so, obbligatorio lo trovai qui, guarda. Questo è per prendere l'idrante. I documenti non mi interessano. Una volta le leggevo, lucchetti, tutto dopo posso andare via. Ho un fucile che va a tanaglie, anche le tanaglie. Non ce l'ho, tutto dopo, quindi per ora qui era obbligatorio andarci. Ora, anche se dopo di qua, dopo lì c'è la macchina per riattivare il treno. L'ho rigiocato, ma non è che mi ricordo. Allora, qui c'era un altro bidone, guarda. Per ora, guarda, riparti proprio da su che c'è quei tre fortissimi. Vabbè, se uno è bravo, insomma, lo gioca, fa le speedrun, fa le speedrun. Ma no, ci sono anche le speedrun, perché una volta sa le cose, una volta sa gli enigmi. Qui sono strade più comode, sono strade come queste che... Ecco, siccome questi tre girovaga non hanno tanta vita, gli hanno dato, ti ci vuole due caricatori e mezzo, anche tre. Io qui mi ricordo che ti offre la scala apposta. Se uno è furbo, quando si è già ammazzato quei nemici, ecco, fai così, quei tre te le levi. Per questo ipotizzo, deduco che mi hanno offerto questa scala. Sento dei rumorini in terra. Non me ne frego. Me ne frego, ora devo andare qui. E qui puoi fare il primo enigma del gioco. Se uno non... c'era anche nella demo fino a qui. Se uno non lo sa, ci può stare molto di più. Ci può stare. Ripristina la corrente. Ok, sono un po' quando lei azzoppica, quando lei è perché non è a vita piena. Ok, qui c'è le pinze per me. Che c'era quel fucile laggiù, tronchesi, tanaglie, come le puoi chiamare. Salvatina al volo. Salvatina al volo. E di qua c'è strada, però preferirei... C'è qualcuno qui. Sì, ti dice. Il gioco ti mette anche un po'... Hai le pinze, vuoi andare qui? Ti mette un po' anche... in difficoltà, più bevi, però ti devi ricordare che di là c'era il fucile. Io andrei a prendere il fucile ora, andrei a prendere, che l'ho visto, se no perdo il filo. Quindi allora quei tre ti offrono una scarica elettrica per calmarli un po', se no ho bisogno di tante pistole. Io c'ho la mia scorciatoia, guarda. La prima volta passavo di sotto, la prima volta. Che era? Che mi ha detto? C'era un'icona? Boh. Ma puoi anche passare di sotto, perché una volta eliminati quei nemici non ritornano, però e ti levi il pensiero, però sono grossi, sono tosti da uccidere. Allora, di sotto, fucile esattamente dove ero ora. Sì, dai, ormai ripasso di qui. Questo prima non c'era, scusa, è bello grosso. Guarda, lo lascio così. Ma dov'era questo prima? Lo hanno addato ora? Lo hanno addato come ha fatto il rosso? Ancora no. Siccome hai fatto cose in più, cose nuove, quello o era a sedere prima o era... Ti rimette a volte dei nemici in piedi quando hai fatto delle determinate cose. Allora, era fino qui. Allora, di là è il retro del ristorante, che ci devo andare perché c'è anche qualche oggettino. Qui praticamente... io ho detto una volta sono in terra. Una volta ci si non ritorna, non è vero, però quello era nuovo, boh. Allora, avendo le tronchesi, qui c'è un bel fucile succulento per me, che prima lo prendi meglio è, perché ti dà una bella mano. Se no rimani, resti con la pistolina, nonostante gli hai dato il calcio della pistola in più. Oh, meno male, vuole una tacca sola, perché in alcuni Resident ne vuole, però non ho munizioni, non ho, va bene così. In alcuni Resident Evil anche qui c'era, ne vuole due, di stock.
Inventario pieno, sì, però. Oh, granata. Inventario pieno, però. Sai, te la dà qui una macchina da scrivere che non vedo. Non te la dà una macchina da scrivere. Era di. Ah, combina qui. Ci vanno? Hai visto? Sì, che ci vanno. La granata è fondamentale perché. Basta così, tanto qui poi ci ritorno. Che c'era? Polvere da sparo. Niente, niente, è a posto. Granata è fondamentale per fermare il Nemesis. Il Nemesis. Qui dopo, praticamente c'è la riattivazione del treno, però non la fai ora, la farai fra poco. Ora però ce l'ho questo. Ma te dov'eri? Ti prende? No, guarda, è ripasso, guarda. C'è la Steve qui, un bel colpo. Guarda, lasciamolo qui, guarda, lasciamolo qui. Ripasso di qua. Guarda, passiamo di qua. Prendo il. C'è nessuno? Aspetta, questo è Tanaglie. Tanto devo fare. Eccoci qua. Questo bidone serve a questo. Però se c'era anche quell'altro era meglio. Se c'era anche questo che mi è entrato dentro. E dai, che con colpo te levo di lì. Questo era Tanaglie, vero? Questo qui non l'ho fatto perché Tronchesi, ok. Però quando un oggetto non serve più te lo fa scartare. Uno solo, è un barile per uno solo. Erano due. A questo punto quelli là fuori, dai. Intanto devo fare tutto. Quelli là fuori, le lascio star razzolo qui. Questi attiri. Ah, se no ti entrava dentro, ti entrava. Cavò. C'era lo stesso, guarda. Spara qui, guarda. Spara qui. Allora, lei non si fa niente. Fammi vedere. Pericolo, dai. Perché non mi ero mai più, Scusa, ma fuori avevo ucciso tutti. Ma io, boh. C'era anche in barile lì fuori. Fuori non c'era nessuno. Al 100%. Ci ho guardato e ho anche detto. Ho anche detto un barile solo per. Questo è apparso dal nulla, dai, ti fanno così. Sei pronto a prenderti questi? Ti dice guarda com'è facile, guarda com'è facile. Poi dietro ti ci mettono un morso. Qui nascondeva. Vedi la seconda granata di frammentazione che è oro che cola. Cartucce per il fucile, sì, che meno male te le permette di. Poi c'è anche il fucile, vabbè, dai. Di portarne di più, ne puoi tenere massimo 20, ne puoi tenere massimo. E qui diciamo che c'è ancora robetta, c'è ancora. Stai il fucile alla mano, vai. 4 è il massimo. Ormai esploro anche qui. C'era questo proiettile pistola. Poi quando l'area sgombra è celeste, però ancora è rossa. Facciamo finta di niente. Va bene così, ho lasciato qualcosa. Che finché non sei proprio vicinissimo non ti fa notare. Questo è l'entrata del. Aspetta, che entrata è questa? Qui dove sono andato? Ah, è il ristorante volevo andare. Questo è quello di prima. Il ristorante è qui. Il ristorante è di qua. Perdo il filo. Volevo entrare al ristorante perché. Quei tre non li ho mai aggirati così tanto. Al ristorante, poi c'è quei tre lì fuori che. Ora ho anche tante munizioni a ripulire. Allora. Oh, però non posso prendere niente. Vabbè, allora la lascio qui. Poi ti offro. Proiettili. C'era polvere a sparo e proiettili. Questo è il ristorante che. Ok, qui fuori c'era veramente il davanti del. Questi tre è meglio lasciarli perdere perché. Tre più un altro di là, più un altro. Ma passo così.
Sono forti quelli, sono forti. Volevo. Allora mi rimane da fare tanaglie, giusto? Mi rimane di andare qua dove era l'idrante. Tutta una scorciatoia, tutto. E anche praticamente Resident Evil Vanilla era così, il 99 avanti, indietro, poi ritornavi, ti dovevi ricordare le cose. Meta enigma subito, meta enigma dopo. Allora, qui c'è un altro punto, guarda, attanaglia, lo faccio subito, poi vado spedito di là. Perché dopo si aggiornano i nemici, si aggiornano tanaglie. Ok, però l'inventario è quello che è, eh. Robot. Ecco, qui non ci faccio niente, guarda, perché ho l'inventario pieno. Porta gemme che serve per quel carillon che si è visto laggiù. Allora questo più niente, devo andare via. Guarda, ho l'inventario pieno. Ti dice però qui ti offro quelle, non so se dopo scende giù. Qui ti offro, insomma, la macchina da scrivere, un punto save. C'è troppa roba, si sa, il borsellino ti si dà dopo, cosa posi. Ah, le tanaglie le levo subito, questo è l'ultimo punto di tanaglie. Tanaglie poi, cioè, il classico discard, scritto in inglese. Eccolo qua, scartare gli oggetti, quando non ti servono più le tanaglie, aprivano tre punti. Oh. Di fare una cosa che ormai arrivato qui, allora è così, arrivato qui. Ti hanno messo d'altronde la cassa oggetti apposta, lo sanno. Qui ti si dà questo, però dipende, se ci vai prima puoi essere pieno. Questo è una cosa indispensabile, c'era. Esaminare gli oggetti, il classico esamina introdotto da Resident Evil 1. E qui c'è una gemma blu. Ok, per ora io sono a posto, così, nonostante qui c'è ancora questo mi serve. Oh, c'è ancora roba da fare. Lo spray medico lo voglio dopo, lo voglio. E qui c'è altra roba, lo posso mettere di alta qualità. Guarda, non posso prendere più niente, ho preso l'oggetto storia, se no ci faccio lo stradello, anche se conviene, insomma, anche se io farei che vado in questo retro. La gemma proprio a niente ti serve, perché ti serve alla fine. Ok, a questo punto vado in questa porta qui. Filmato. Sei della UBCS. E qui c'è uno dei nostri, c'è uno. Questo era nel treno, era uno di quelli del treno, però infettato, che mi ricorda, va ucciso da questo che è un cattivo, è più cattivo che buono. Che rammolliti gli starci. Ecco, perché siete quasi tutti morti. Mi ricorda questo tipo in terra infettato, un tipo che c'era anche in Resident Evil 1, che aveva preso il poison, il veleno. E insomma, gli dovevi portare il siero, perché sembra uno come quello, però qui invece muore da questo. E questo è uno che mi piace poco, e mi ricordo avendolo già giocato, che nel finale lo ritrovi, nel finale insomma ti darà rogni, questo ti offre qualcosa. Una volta leggevo tutti i documenti, mi piaceva tutta la storia, ora proprio le prendo, le apro, non ne voglio sapere niente. Qui c'è strada, fucile 4 colpi, carico al massimo. E qui mi offre un po' di roba, però. La strada di qua, e fino a qui poi si vedrà. Allora, qui ora intanto mi manca il grimaldello, mi manca. Qui ti offre questa perché. Eccoci qua, guarda chi c'è. C'è due cani velocissimi. Non ho preso, forse ne ho preso uno.
Ne ho preso uno. È game over? Cristo. No, non è game over. Io gli darei una fucilata, gli darei. E anche quell'altro non lo so che fa di cani. Gialla, si ricarica a verde. Sono veloce, se le manchi, se non ti fai vedere, se non... Quelli di prima sono morti con un colpo, quelli ho trovato facoltativi. E questi ti fanno zig zag super veloce. Questo quando è verde è pronto, eppure gli ho sparato abbastanza vicino. Sì, ma non era vicino. Allora qui dopo, qui lo prendo a questo, ma non mi porta a niente a questi disperati. Non lo so se al ritorno viene giù tutto, non lo so. È ferita, là ho lasciato uno spray, però non posso, insomma. Qui è rosso. Posso, insomma, è rosso, però può prevedere anche... No, no, no. C'è qualcosa in terra, ma a volte non si trovano, a volte... No, sì, c'era questo. Ah, oh, spray medico, ho fatto bene a fermarmi. Sempre il fucile è quello più forte. A volte il fucile lo prendi dopo, dipende che itinerario ti dai, che giro fai. Ok, arrivi qui. Che c'è un'ombra. Beh, io ti chiudo la porta, perché qui c'hanno tanta vita, tanta. Però insomma. Dai, un colpo di questo pure. Qui è meglio nei ripassi, perché il fucile è cattivo, è meglio ripassi, perché al ritorno mi ricordo che possono non esserci più. Al ritorno dipende. Combini? No, con niente combino. Meglio lo spray che questa. Ok, qui prende l'oro che cola, ovvero il borsello più grosso, due slot in più. La manna dal cielo prendi, la manna dal cielo. Qui ti prendo subito questa, tanto i nemici erano qui. Fucile sempre carichissimo. E qui è un enigma. Oh dai. Facciamolo subito, faccio un'ora di gioco a parte, non so se ce la faccio. Aspetta. Aspetta che c'era il coso, no? Qui la barra oggetti, la cassa. Quindi che levo? Levo una cosa che non mi serve. Tutto mi serve. Coltello, tutto, guarda, mi serve. Stiamo così. Ho salvato? Salvo ora. Andiamo a dare un'occhiata. Faccio un'ora a parte. Vabbè, se poi viene un'ora e otto, un'ora. Qui c'è un punto da fare. Che è un punto così da esplorare tutto. Documento te lo lascio. Le erbe mi servono. Combina se ti fai furbo. Se ti fai furbo ammortizzi, se ti fai furbo fai un po' di spazio. Qui c'è questo che, a parte il leggere, filmato però, questo è essenziale. Una cassa, una, ah, c'è un'altra gemma. Sì, non posso. Oh, però c'era la cassa lì, insomma. Posso, non scappa. No, certo che posso, io lo devo prendere. Però c'è la cassa, insomma, voi. Fai così. Fai così. Non è che c'è proprio tutto, perché sto giocando bene, diciamo. Questa porta gioie. Diciamo che c'è il grimaldello. Il grimaldello. Ah, è proprio qui, sì, che ti occupa un posto. Grimaldello. E ti serve per aprire tutti i lucchetti come questo nel gioco. Senza questo, ce n'è 10, ce n'è 7-8 in quest'area di gioco che ho fatto. Arrivi qui dentro per ripristinare la corrente.
E c'è questi nemici qui, questi mezzi ragni che ti iniettano il veleno, ti iniettano il poison. Resident Evil 1 in inglese ti davano poison, il veleno è uguale. E sì, che c'è questo, è pieno di questi. Devo vomitare. E qui c'era l'erba blu. Oh, mi tocca usarla. Oh, a parte l'ho usata una ora. Dai, ti fanno sprecare questo. C'era l'erba blu per il veleno che ti davano questi animali. Qui è pieno di loro. Col fucile fai un po' prima. Ah, aspetta, sono andato fuori, mi ha fatto uscire. Ah, perché lì c'erano quelle tre erbettine, comunque le ho già prese. E qui devi ripristinare la corrente, è un mezzo labirinto. È un labirinto che c'è quattro generatori, uno è lì, poi questi vanno uccisi. Non so se sono infiniti, a parte sono furbi, scappano. Il primo lo vedi subito, però non sei solo, non sei... No, questo non è il generatore, Dai, va esplorato, dai. Eccoci qua, praticamente quando sei vicino. Ho tante munizioni, Quando sei vicino vengono loro al generatore. Le puoi vedere anche dall'alto, le puoi. Prendi, dai. Più che altro va usata quando ti mordono. Di filmato. Questo è il primo. Forse ne ho già saltato uno, forse. Quando le prendi arrivano loro che non vogliono e arrivano, guarda, però io dai, andiamo. Forza. Forse perché l'ho già ucciso quello, no? Arriva lo stesso, di filmato non ci ho potuto fare niente, è arrivato quando ripara, intanto si butta giù, poi ti dava l'erbettina apposta, no? Anche perché non vedi niente, non ti fa spara la cieca, due. Non ti fanno fare niente, se no. Allora, questo era qui, però ti dà una porta qui, ti dice, mi sa che me ne manca un altro. Diamo retta a lui e seguiamo qui. Forse ne ho già lasciato uno, sono quattro in questo labirinto che... Non so se farò il volo, non so. Anche il documento. Questa scala ti porta qui, ok. Vediamo che c'è. Un bel niente. Che è? Sembrava uno di loro. Ok, zona così. Poi ti offre quell'elettricità che... qui ci vorrà un po' di schivata, un po'. Tre colpi. Un po' di schivata. Pieno di questi. Qui c'è il secondo, però... Quando fai così... Questa volta t'ho fregato. Ce n'è un altro? Sì, lo vedo, però mi potevo voltare. Non so se sono infiniti, se sono... E due, quattro. Però non è così facile trovarli tutti. Qui basta indietreggiare, fai così, poi ci vuole pochi colpi, scoppiano. Ah, il terzo è lì, lo vedo. Guarda, mi è scappato questo cane. È quello che sembra. Sembra un altro generatore? Sì. E lì c'era una pianta verde di là che non ho visto. Scivola. Spara. Dove vuoi. Tre. Hai visto, pensavo. Perché. Dai. Parte parassita. Tiranna che il rosso. Capito? C'è questo, ammazza. Non fai meglio col fucile. Ce lo può lasciare un colpo. C'era un'erba in più, eh. Basta, non me ne dà un altro perché. Sai, un fucile fai prima, però sprecarlo. Te lo vogliono far attivare qui perché avresti finito. Poi mi levo dai da tre passi. Dove sei?
Ne ho presi due o un colpo, non lo so. E qui è finita una zona ampia. C'era però un'erba, Cristo. C'era un'erba. E qui è finito, dai, l'erba, pazienza. Beh, me la segna dove? No, qui dentro non te la segna. Beh, però è meglio prendere questa, è meglio prendere ricarica. Oh, vai, se mi fai passare. Allora, fammi andare via da qui. Forse l'erba era qui, guarda, forse l'erba. No, non lo so dov'è l'erba. Allora, devo andare di qua. Strada principale. Carica così. Allora, poi devo andare. Attenzione, l'erba era qua su, mi sa, tutto qui quando finisce. C'è questo, c'è un'ombra. C'è un'ombra. Perché volevo quelle erbette. Quelle erbettine lì. Beh, se non la trovo, non ci perdo tempo perché è un posto, non sono ancora stato. Erba. No, guarda, andiamo via, l'erba. Peccato, però c'era un'erba. Anche perché c'era un'erba. C'era un'erba, te la fa anche vedere, però sai, se hai fortuna la trovi subito, se non hai fortuna... Beh, qui te ne vai. Non era iper complicato, non era... Insomma, sono un'ora di gioco. Ok, rimane solo l'interruttore principale. Sono un'ora di gioco e proverei filmato a fare anche il treno, a vedere se ce la faccio subito. E qui sopra c'era un cervellone, qualcosa che va giù, c'era un ammasso che controllava, che... Ora non so se salvata al volo. E dal treno lo farò, lo farò. C'è il treno, però mi rimane altro da fare. Sì che mi rimane altro. Vabbè, il treno lo faccio dopo, passo. Allora il treno, poi c'è da fare portagioie. Portagioie ne ho una sola. No, non ce la fa attivare il treno in poco tempo. Allora fine parte attuale. Fine parte 1.